Grazie Presidente, colleghi ministri, autorità tutte. Sono molto felice di essere di fronte a questa platea che è davvero straordinaria e quindi vorrei innanzitutto ringraziare Poste Italiane, la Presidente Bianca Farina, l'amministratore delegato Matteo Delfante per avermi invitato a partecipare a questo bell'incontro. E sono naturalmente particolarmente lieto di trovarmi di fronte a voi, Sindaci d'Italia, siete più di 3.000 e siete l'espressione di una straordinaria, unica ricchezza del nostro Paese. I piccoli comuni sono l'Italia. L'Italia senza i piccoli comuni non sarebbe se stessa e quindi noi questa realtà la dobbiamo conoscere e valorizzare e anche ascoltare. Io sono sensibile a quello che è stato detto dal Presidente dell'ANCI anche rispetto al tema dell'indennità e personalmente non sarei contrario, visto che ci accingiamo, con anche grazie a un voto coraggioso da parte del Parlamento, a introdurre dei risparmi nel costo della politica a livello nazionale, che queste risorse o parte di queste risorse possano essere destinate a sostenere l'indennità dei sindaci dei piccoli comuni. Noi siamo qui innanzitutto per riconoscere e rendere omaggio al fatto che Poste ha preso un impegno e l'ha mantenuto. Non avviene sempre che gli impegni vengano mantenuti, questo era un impegno particolarmente importante, quindi io vorrei davvero dare atto e ringraziare Poste per aver fatto una cosa importante, importante non solo per i piccoli comuni, ma importante per l'Italia, perché assumersi l'impegno di non chiudere nessun ufficio nei piccoli comuni non era una cosa semplice, non è una cosa priva di costi. Questo impegno significa volontà di creare o mantenere posti di lavoro, promessa di mantenere e aumentare le infrastrutture e i servizi sia fisici e digitali, intenzione di contribuire allo sviluppo del territorio con progetti di riqualificazione, decoro urbano, anche a sfondo sociale. È una cosa importante, non è un semplice piano aziendale, ma è un'operazione strategica e lungimirante che parla di crescita e di coesione, che riconosce il ruolo delle comunità locali nella tenuta sociale del Paese e le potenzialità del territorio. Quindi è bene che questo impegno sia stato mantenuto e sono molto contento che siamo qui a celebrarlo, perché noi siamo abituati a sentir dire, a ripetere che i piccoli comuni sono una risorsa straordinaria del Paese, ed è vero, lo sono. Ma noi dobbiamo sapere che lo sono, non in un senso solo statico. Piccoli comuni non sono una memoria del passato. Piccoli comuni possono essere dei laboratori straordinari di socialità, di innovazione, fonte di iniziative e di idee. Sono realtà dove spesso nascono aziende che riescono a diventare leader mondiali di settori. Sono realtà dove si mettono a punto modelli amministrativi efficienti che possono diventare un esempio anche su scala più larga. Sono realtà fondamentali di presidio per la tutela del nostro patrimonio culturale e dell'ambiente, e non solo di tutela, ma di valorizzazione e di promozione in una logica globale che spesso più vede anche una domanda potenziale per queste realtà molto alta, e quindi noi dissiperemmo delle opportunità straordinarie se non riuscissimo a fare di questi comuni non un problema di cui ci dobbiamo occupare, ma una straordinaria risorsa per tutto il Paese. Ma sappiamo naturalmente che è una sfida difficile. È una sfida che ha molti aspetti, amministrativo, economico, sociale, demografico, ma che noi dobbiamo mettere al centro della nostra azione. Naturalmente per un governo che si accinge a varare una manovra che rappresenta una sfida non da poco conto, la prima cosa da fare per tutti e quindi anche per i piccoli comuni è rimettere l'Italia sulla strada della stabilità e della crescita, ed è quello che cerchiamo di fare con una sfida molto difficile di cui ci siamo trovati davanti, questi famosi 23 miliardi di IVA che sarebbero aumentati automaticamente al 1 gennaio del 2020. Ed è particolarmente positivo il fatto che siamo riusciti a disinnescare questo aumento dell'IVA, ma farlo soprattutto senza aver percorso la strada più facile, cioè senza aver tagliato un euro agli enti locali, alla scuola, all'università, alla ricerca, alla sanità,
al trasporto, e quindi noi ci proponiamo e stiamo varando una manovra che è particolarmente ambiziosa, non solo perché si misura con un'eredità difficile e punta a eliminarla, eliminiamo finalmente le clausole di salvaguardia, ma perché nel farlo vuole lanciare una strategia che ha quattro pilastri importanti. Il pilastro degli investimenti, e tornerò tra poco su questo per dire come io penso che i comuni devono essere protagonisti della nostra strategia degli investimenti. La strategia della riduzione, non solo attraverso il mancato aumento dell'IVA, ma la riduzione del carico fiscale sul lavoro e sull'impresa, e quindi varare 3 miliardi di riduzione del carico fiscale sul lavoro dipendente è un segnale molto importante, non privo anche di un impatto macroeconomico che noi puntiamo a rafforzare mettendo a regime questa misura con il doppio di risorse dall'anno prossimo. Poi una manovra che mette al centro il tema delle famiglie e del welfare. Welfare e famiglie che sono poi, diciamo così, espressioni della tenuta della cosa pubblica che trovano poi nei comuni il luogo fisico dove queste politiche si realizzano. E quindi mettere più risorse per la famiglia, lanciare un grande piano non solo per la costruzione di più asili nido, ma anche per la gratuità delle rette degli asili nido per la maggior parte della popolazione, è un elemento fondamentale per rilanciare la coesione sociale di questo Paese. E poi c'è un grande tema Sud, Mezzogiorno, che deve essere rimesso al centro della visione dello sviluppo del Paese. Che qui poi il Ministro Provenzano, sono sicuro che saprà mostrarvi come si è battuto come un leone, perché in questa manovra ci sia il ritorno al principio vincolante del 34% di investimenti per il Mezzogiorno d'Italia, come necessario e come è giusto che sia. Ma definire un quadro che ci consente, come io penso ci consentirà, di affrontare l'eredità difficile, di far scendere gli interessi del nostro debito pubblico, di affrontare finalmente in modo serio la questione del contrasto all'evasione fiscale, di mettere più soldi in busta paga ai lavoratori, di rafforzare il nostro welfare, di sostenere gli investimenti dentro la cornice della sostenibilità ambientale e sociale. Non basta se queste misure genericamente giuste e necessarie, noi non riusciamo a farle calare concretamente nella realtà territoriale e amministrativa del nostro territorio. E quindi per questo vorrei brevemente anche illustrarvi quello che è il capitolo non piccolo, comuni, della manovra. A volte ci è stato detto no, ma la manovra è troppo dispersiva, doveva fare solo una cosa, perché se no io penso che una manovra che non ha un capitolo comuni è una manovra monca, quindi io sono contento che la manovra non è che dispersiva, è aderisce alla realtà del Paese e quindi come tale non poteva non avere un capitolo importante sui comuni. E cosa dice questo capitolo sui comuni? Innanzitutto che i comuni devono essere i protagonisti della strategia di rilancio degli investimenti. Noi per la prima volta in questa manovra gli investimenti non solo non li diminuiamo, ma li aumentiamo. Li aumentiamo, ma non in modo semplicemente quantitativo, dando ad essi anche un principio e una cornice. Gli investimenti devono servirci a rafforzare la coesione territoriale e la sostenibilità ambientale, quello che noi chiamiamo Green New Deal. Quindi c'è una cornice di cambiamento che è un volano non solo per affrontare una grande sfida, quello del rischio idrogeologico, dei mutamenti climatici, ma anche quella di fare di questa sfida un'opportunità di sviluppo e di innovazione. Ecco, noi abbiamo pensato, questa è una delle caratteristiche precipue della manovra, che questo aumento degli investimenti doveva avere nei comuni un braccio specifico e quindi dei due fondi che facciamo ce n'è uno specifico che avrà 3 miliardi e mezzo per il primo triennio per gli enti territoriali, che sarà poi articolato in una modalità, come anticipato anche dalla collega Catalfo, per consentire l'utilizzo immediato delle risorse da parte dei comuni con l'affidamento diretto. E ci sarà una ripartizione che terrà conto anche dei comuni grandi e dei comuni piccoli, in modo che i comuni piccoli abbiano delle risorse dirette da poter, come si dice in gergo, mettere a terra subito per far partire le opere, per far partire i lavori e per rilanciare la crescita nella cornice della sostenibilità ambientale e della coesione sociale. E poi
Nel decreto fiscale abbiamo incrementato di 30 milioni di euro le risorse per la fusione dei comuni, abbiamo bloccato l'aumento della quota di risorse del Fondo di solidarietà comunale ripartite attraverso il criterio basato sulla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard, l'aumento dal 45 all'85 che era previsto originariamente per il 2020 è stato reso graduale e questa quota percentuale è destinata a crescere quindi gradualmente in modo più sostenibile rispetto a quanto originariamente previsto, e cioè con un tasso pari al 5% fino al 2030. Abbiamo potenziato la strategia nazionale per le aree interne che serve a contrastare lo spopolamento di importanti aree del Paese, di tutto il Paese, non solo del Sud. Abbiamo inserito 200 milioni per il periodo 2023, raddoppiando quindi sostanzialmente il contributo nazionale per la strategia. Con il Fondo Infrastrutture Sociali, inizialmente per il Mezzogiorno, grazie anche alla decisione del Ministro Provenzano di utilizzare il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, e vogliamo dare ossigeno ai comuni indebitati in modo da promuovere la realizzazione di infrastrutture sociali e di tutti gli interventi necessari ad aumentare la qualità della vita dei cittadini, l'accessibilità ai servizi fondamentali e l'inclusione sociale, abbattendo in particolare sui piccoli e medi comuni l'onere finanziario di questi investimenti. E poi per il Sud ci sarà anche il protocollo per accelerare gli investimenti negli enti locali e un piano per il rafforzamento amministrativo. E infine abbiamo previsto i 110 milioni di euro per ciascun anno del prossimo triennio per il ristoro del minor gettito da IMU-TASI. Quindi complessivamente noi abbiamo, vi risparmio anche interventi minori, tranne naturalmente la menzione importante del decreto sisma, che tocca naturalmente una serie di comuni colpiti da questa tragedia con misure, io penso, che consentiranno di rilanciare il processo di ricostruzione e anche di alleviare il peso sui cittadini, a partire naturalmente dalla riduzione di busta pesante. Ecco quindi che noi stiamo cercando, in una manovra che vuole aderire alla realtà plurale e differenziata del Paese, di parlare con i comuni e di parlare anche direttamente con i piccoli comuni. Parlare naturalmente non significa solo fare discorsi, parlare significa innanzitutto ascoltare, e quindi il mio ultimo messaggio è che noi ci siamo, noi siamo un interlocutore, noi siamo un governo che vuole parlare meno e ascoltare di più. Vi preghiamo di farvi sentire. Una politica di riforme e di rilancio del Paese la si costruisce mettendo insieme tutte le risorse sociali, civili, politiche, intellettuali, economiche. Dimentichiamo un po' la stagione della politica urlata, dei social, degli anatemi, dello scontro. Ricostruiamo una politica fondata sul dialogo e sulla coesione e siate protagonisti di questo rilancio e rinnovamento dell'Italia. Grazie. Grazie Ministro. Grazie.